La squadra del St. Francis. Insomma, la volete smettere? Voi avete il vostro campo per allenarvi. Perché non usate quello? Certo, hai ragione. Ragione. Cerca di essere ragionevole, Benji. Il campo della loro scuola è troppo piccolo per giocare a calcio. Dai, andate via, su. Non è certo colpa nostra se la loro scuola è male organizzata. Che cosa hai detto? Hai dimenticato il nostro accordo per l'uso di questo campo? La squadra vincitrice dell'ultima partita avrebbe avuto il diritto di usarlo. Li abbiamo battuto per 10-0 e adesso che cosa volete? Voi sapete dove giocare e quanto sei egoista! Avete ragione! Mi dispiace, ragazzi, ma non c'è niente da fare. I patti erano quelli e dovete rispettarli. Mi sembra di essere stato chiaro, quindi sgombrate il campo, forza! Non darti troppe arie. Essere un buon giocatore non ti dà il diritto di fare il prepotente, Benji. Quello è Benjamin Price, il portiere imbattibile. Scommetto che hai chiamato i ragazzi della scuola superiore perché avevi paura, Bruce? Non ho paura. Beh, mi è venuta un'idea. Dal momento che siete qui, che ne direste di fare una piccola gara, così, tanto per divertirci un po'? Vuoi fare una gara con noi? Una gara? Che razza di gara può avere in mente di fare? Ve lo dico subito, sfido il capitano di ogni squadra a segnarmi un gol. Va bene, io ci sto. Vediamo un po' che cosa sai fare. Ok. Io posso parare qualunque palla tirata da un qualsiasi punto al di fuori dell'area di rigore. E ne sono certo. Ricordatevi che se volete il campo dovrete prima segnarmi un gol. Pallone gonfiato, adesso stai esagerando. Forza ragazzi, passatemi la palla. Ok. Sono proprio curioso di vedere fino a che punto arriva la tua presunzione. Sei ancora in tempo per ripensarci. Non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Stavolta credo proprio che ti darò una bella lezione. Ti passerà la voglia di ridere. Le palle di rugby non sono come i palloni di calcio, possono andare in qualsiasi direzione. Dai, fagli vedere. Sei pronto? Prendi! Parata. Oh, è incredibile. Avanti il prossimo. Adesso tocca a me. Sarà un gioco da ragazzi riuscire a fare gol. La porta del calcio è il doppio di quella della palla a mano. È quasi impossibile non segnare. Para questa cannonata. Vai! È assurdo. È veramente un grande portiere, non c'è che dire. Adesso ci provo io. Ho visto che sei bravo, ma questa non riuscirai a pararla. Vedremo. Non ce la farà mai a parare una palla così piccola. D'accordo. Io sono pronto. Ok. Vai! Com'è possibile? Ma ce l'ha fatta! È davvero fenomenale! Bene, la faccenda è sistemata. Al lavoro, ragazzi! Sì!